Ad Ancona, vittoria storica del centrodestra. Il nuovo sindaco è Daniele Silvetti. A Porto Sant'Elpidio trionfa Massimiliano Ciarpella, un ribaltone che arriva dopo 70 anni di guida targata centrosinistra. Il maltempo è ormai alle spalle, si pensa alla stagione estiva, spiagge, grandi eventi e concerti. Gli albergatori sono pronti ad accogliere clienti abituali e turisti provenienti da tutto il mondo. Si registra ancora una carenza di personale qualificato. Asfalti, illuminazione, pista ciclabile e attraversamenti pedonali. A Fano l'assessore Brunori annuncia l'intervento in Viale Battisti. Si parte il 19 giugno da Piazzale Rosselli per la nuova pavimentazione. C'è tempo fino al 31 maggio per prenotare le vacanze per la terza età organizzate dal Comune di Fano e dalla Proloco, destinazione Folgaria dal 2 al 9 settembre. Animazioni, laboratori, gioia e divertimento, Viale Gramsci preso d'assalto da centinaia di famiglie per la città da giocare. Accolta una delegazione francese arrivata a Fano per studiare l'esperienza di Fano, città delle bambine e dei bambini. Stasera dopo il telegiornale l'ultima puntata di Primo Cittadino, ospite in diretta il sindaco di Fano Massimo Sei. Un cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia. In primo piano le vittorie storiche del centrodestra ad Ancona e a Porto Sant'Elpidio, dove oggi alle ore 15 si sono chiuse le urne dei ballottaggi. Nella città dorica Daniele Silvetti, 50 anni, avvocato e presidente del Parco del Conero, ha vinto con il 51,73% dei voti, battendo la candidata del centrosinistra Ida Simonella. Ribaltone anche a Porto Sant'Elpidio, dove dopo 70 anni di guida targata centrosinistra ha trionfato Massimiliano Ciarpella, 39 anni, di professione avvocato, sostenuto da una parte del centrodestra. Il neosindaco ha conquistato la città con oltre 71% dei consensi, battendo Paolo Petrini. Dalla politica al turismo, con gli albergatori che si preparano ad accogliere clienti abituali e persone provenienti da tutta Italia e non solo. Sentiamo allora quali sono le previsioni e gli umori degli operatori del settore nelle interviste che ha realizzato per noi Marco Lonigro. L'estate è ormai alle porte e gli albergatori si apprestano ad ultimare i lavori prima di accogliere turisti provenienti da ogni parte del mondo. Le previsioni per la bella stagione sono incoraggianti, ma tra i proprietari degli hotel persistono alcune preoccupazioni. È stato ormai alle porte, insomma, grazie a Dio questa pandemia, insomma, è passata e quindi le previsioni sono positive. Chiaramente è tutto un bilancio, insomma, ancora da costruire, però anche in occasione delle prossime manifestazioni di Pesaro 2024, insomma, ci stiamo preparando e ci stiamo accingendo, insomma, a spingere la promozione in questo senso, quindi, insomma, siamo assolutamente fiduciosi, insomma, sulla stagione turistica. L'unica certezza sono dei clienti abituali che abbiamo, ma purtroppo non aiutano a compensare quelli che sono i costi, la stagione, eccetera, eccetera. Sono molto spaventata, devo dire, ma non tanto per il lavoro o altro, ma per le comunicazioni che leggo su internet, giornali. Speriamo molto bene, adesso c'è stato un attimo di paura di tempistiche, di clima, ma quanto pare sembra che ci sia un bel sole, speriamo che l'estate continui così, con una bella, piacevole, calda temperatura, e speriamo che arrivino anche molte persone più anche da altri paesi e che la cultura piano piano si porti sempre più in alto, grazie anche all'apertura del 2024 Pesaro Cultura. Gli albergatori di Pesaro e provincia sono pronti per l'estate. Immancabile il punto della situazione a poche settimane dall'inizio della bella stagione con il presidente di APA Hotels Pesaro, Paolo Costantini. Per il momento la previsione è buona, eravamo partiti bene in aprile con anche un buon movimento di prenotazioni, purtroppo con le ultime settimane le prenotazioni si sono fermate e siamo molto in attesa delle conseguenze che ha portato il maltempo nelle settimane scorse, però sembra che la cosa stia rientrando. Noi a Pesaro fortunatamente siamo stati lambiti rispetto alla Romagna, siamo stati più fortunati e quindi speriamo di tornare presto a rivedere il volume di prenotazioni che si era riscontrato in
in aprile. Parliamo del listino prezzi, ci saranno degli aumenti? Degli aumenti ci sono stati contenuti, sicuramente sono stati adattati un po' a quello che è stata anche l'inflazione nell'ultimo periodo, però credo che non è quello l'elemento determinante per una vacanza a Pesaro. È sempre un tema d'attualità, anche quest'anno c'è la carenza del personale. Purtroppo sì, c'è una mancanza di personale, c'è una mancanza di formazione. Noi puntiamo a formare il personale che abbiamo in casa e a professionalizzarlo. Ci teniamo che soprattutto chi ha contatto diretto con il turista sia un vero ambasciatore del nostro territorio, quindi puntiamo a migliorare la qualità del personale che abbiamo. A Fano invece l'assessore ai lavori pubblici Barbara Brunori ha annunciato l'avvio dei lavori in piazzale Rosselli. Da settembre poi il cantiere si sposterà in viale Battisti. Siamo pronti a partire anche con i lavori di riqualificazione urbana di Viale Battisti. Ricordiamo che è un intervento molto importante per la città su un asse che connette il centro storico al mare, un intervento di 1 milione di euro che ci siamo aggiudicati grazie ad un bando ministeriale. Questo intervento, grazie anche alla collaborazione preziosa degli imprenditori e degli esercenti, oltre che naturalmente la ditta che si è subito prestata, partirà nella settimana del 19 di giugno e partiremo proprio da qui, da Piazzale Rosselli. Piazzale Rosselli che è appunto una pertinenza stradale che si interseca con quella che è la rotatoria poco prima del viale, dove è prevista la realizzazione di una nuova pavimentazione sempre in selciato, che sia appunto la continuità di quella che è l'asse del corso Garibaldi, e anche una riperimetrazione di quello che è l'aiuola qui alle mie spalle, con un'area, quindi con una nuova fioriera prevista, e quindi per far divenire quest'area di sosta al meglio possibile e per rendere appunto questo spazio un'altra nuova piazza della città, proprio per venire incontro a quelle che sono state le esigenze naturalmente degli imprenditori, ma anche immaginiamo degli esercenti verso mare. Abbiamo cercato di contenere nel periodo estivo tutti i lavori attorno a questo perimetro. Ci sarà una prima fase di lavori che arriverà sino a fine luglio. Si sospenderanno per il mese di agosto, per poi riprendere da fine agosto sino a metà settembre, sempre all'interno di questo spazio. Fine settembre i lavori continueranno nella parte sottoponte, quindi proprio per la riqualificazione di quello che sarà tutti i controviali, quindi con una nuova pavimentazione, un'illuminazione con dei paletti luminosi ma anche dei segnapasso, quindi che renderà ancora più suggestiva questa bella passeggiata, con delle nuove aree di sosta, attraversamenti pedonali, il rifacimento di tutto quello che è l'asfalto nella parte centrale e anche la realizzazione di una nuova pista ciclabile. Ecco, successivamente, come ho fatto con quelli che sono gli esercenti di questa pertinenza, chiameremo a luglio, quando saremo in grado con la ditta in corso d'opera dei lavori, chiameremo anche ad un incontro pubblico tutti quelli che sono gli esercenti interessati nella seconda fase. Ricordiamo che questo è un intervento che si connette perfettamente con quello che sarà invece la riqualificazione del waterfront, che riguarderà invece il fronte mare. È tutto pronto per l'apertura del dispensario di Torrette, punto di riferimento nel periodo estivo per i residenti e per i tanti turisti che scelgono la zona sud di Fano per le vacanze. Anche quest'anno si potrà contare sul presidio sanitario gestito da ASET SPA nella sede di Via Bosco Marina 20, un servizio prezioso per i villeggianti e non solo, al via da giovedì 1 giugno. Il tutto ancora una volta grazie al coordinamento della farmacia comunale di Via Paolo Ferrari di Marotta, 5 farmacisti collaboratori pronti a prestare servizio sotto la direzione del dottor Morazzini. Saranno invece 38 le ore di apertura settimanale, tutte le mattine dalle 8.30 alle 12.30 e tutti i pomeriggi dalle 16 alle 19.30, esclusi il martedì e il venerdì. Chiuso la domenica, il dispensario resterà a disposizione, salvo proroghe, fino a domenica 3 settembre. Nei giorni scorsi sono stati presentati 8 corsi gratuiti per formare 96 giardinieri d'arte, corsi promossi dalla Regione Marche e finanziati con i fondi del PNRR. Ad illustrare i dettagli è stato l'assessore regionale Stefano Aguzzi. Valorizzare la bellezza, l'arte e la cultura dei nostri territori attraverso la formazione professionale. È l'obiettivo degli 8 corsi gratuiti promossi dalla Regione e finanziati con i fondi del PNRR per formare 96 giardinieri d'arte per giardini e parchi storici.
Le Marche hanno partecipato al bando nazionale che metteva a disposizione risorse per formare oltre 1.200 operatori, ottenendo 600.000 euro. Gli 8 corsi verranno realizzati a Monte Roberto e Ancona, a Macerata e Camerino, 2 a San Benedetto del Tronto, a Urbagna e Pesaro. E proprio a Pesaro, nell'ambito della 19ª edizione del Caprile Agri Show, l'assessore al lavoro e formazione professionale Stefano Aguzzi ha presentato il programma formativo. Noi abbiamo sui nostri territori, e qui a Villa Caprile ne abbiamo una testimonianza diretta tra le più belle, o la più bella se vogliamo, di questi territori, di questa regione. Noi formiamo con questi corsi delle persone professionalizzate per poter far sì che queste ville storiche, giardini storici, parchi storici, siano non solo ben curati come ovviamente lo sono anche attualmente, ma diciamo così ulteriormente valorizzati per poter diciamo accogliere nel miglior modo possibile i visitatori, turisti e altri, ma al di là di questo anche proprio dare ancora un senso più culturale storico di quello che sono questi giardini. Quindi ecco, incentivare assolutamente l'interesse verso questi luoghi che sono un viatico non solo di bellezza, arte e cultura, ma anche di potenziale turismo e tanti visitatori, come del resto vediamo anche oggi stesso qui a Villa Caprile. Quindi sono usciti i bandi, un impegno per formare 96 operatori nella Regione Marche, un impegno con fondi PNRR di 600.000 euro, è un impegno che come Regione Marche stiamo portando avanti. Presente anche Riccardo Rossini, dirigente scolastico dell'Agrario Cecchi, l'Istituto di Istruzione Superiore nella meravigliosa cornice di Villa Caprile ospiterà un corso. Siamo assolutamente particolarmente felici perché questa non è soltanto una villa del 600, un fantastico patrimonio artistico e culturale del territorio, ma è una scuola e ha il privilegio appunto di ospitare gli studenti. Qui la bellezza è praticamente pedagogia, ci aiuta molto più delle parole a interiorizzare il senso civico, il rispetto per se stessi, rispetto per gli altri, rispetto per l'ambiente. Dopo tanti anni tornano le vacanze per la terza età organizzate dall'assessorato welfare di comunità del comune di Fano insieme alla Proloco Fanum Fortune. Si tratta di un soggiorno di una settimana dal 2 al 9 settembre a Folgaria dedicato agli over 65 ma con un'attenzione particolare nei confronti delle persone con maggior disagio socio-economico. Ce ne parla l'assessore Dimitri Tinti. Siamo davvero molto contenti di riprendere questa iniziativa che in passato anche il Comune di Fano aveva, che è quella delle vacanze per la terza età, cioè per le persone anziane. Perché? Perché abbiamo colto un bisogno in questi anni, soprattutto dopo la pandemia, un bisogno di riprendere un po' di socialità, di aggregazione e anche di svago e di benessere. Condizioni che cerchiamo di portare avanti e di garantire anche con tante iniziative durante l'anno che rientrano, come anche questa, nel progetto di promozione della longevità attiva che si chiama Old But Gold. Quest'anno in via sperimentale riprendiamo il tema delle vacanze organizzando un soggiorno dal 2 al 9 settembre nella località di Folgaria, provincia di Trento. Al costo totale di 520 euro, ma con la possibilità per coloro che presentano l'ISEE e che arrivano singolarmente a 7.300 euro di ISEE di avere un consistente abbattimento dei costi e invece per la coppia, quindi i due coniugi, l'ISEE al massimo può essere di 10.000 euro. Chiaramente possono partecipare anche coloro che non presentano l'ISEE ma senza avere un abbattimento. L'importante è l'obiettivo finale, è quello di garantire il più possibile a costi comunque contenuti, perché 520 è il costo complessivo del trasporto e del soggiorno con pensione completa per 7 giorni, ma di mettere a disposizione appunto un'opportunità di svago, di benessere per i nostri anziani. Siccome i posti sono limitati, bisogna iscriversi entro il 31 maggio presso i locali della Proloco nella sede di Treponti, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12, oppure il sabato presso l'UPS qui a Sant'Orso dalle 9 alle 11.
E domenica l'amministrazione comunale ha regalato, come da tradizione nel mese di maggio, una giornata di gioco ai bambini. Viale Gramsci si è trasformato in un vero e proprio spazio di svago e divertimento con la città da giocare. C'era per noi Cristiana Guerra. Tantissima gioia, un'incontenibile voglia di divertimento ed una grande energia sono gli elementi che hanno caratterizzato la domenica pomeriggio di centinaia di bambini per la nuova edizione della città da giocare. Dal primo pomeriggio, Viale Gramsci e le vie limitrofe sono state prese d'assalto da intere famiglie che hanno trascorso un paio d'ore tra giochi, laboratori creativi, prove ludiche e animazioni. Un appuntamento a cielo aperto, curato da oltre 50 associazioni, nato nel 1994 e mai più abbandonato dalle amministrazioni comunali. Beh, una bella giornata, è un appuntamento annuale che conclude in qualche modo le attività dell'anno scolastico, ma è sempre un bel messaggio. La città da giocare, dove i bambini occupano lo spazio della strada principale, consapevoli di creare anche un disagio, ma vuole essere un messaggio forte dove la persona e il bambino sono protagonisti. Presente anche una delegazione di Leone oggi a Fano. Sì, questa è una bella cosa perché Fano è sempre più internazionale e questa visita di una delegazione della città di Lione, terza città di Francia, che viene per studiare l'esperienza di Fano, città delle bambine e dei bambini. Questo ovviamente ci rende orgogliosi perché è stata una felice intuizione, un percorso importante, conosciuto veramente in tutto il mondo e come vedete vengono anche delegazioni a capire come siamo organizzati e in questi giorni seguiranno un po' di attività, le esperienze che ci sono state in questi anni e soprattutto vivono anche la città da giocare. Un messaggio culturale forte per riconfermare il diritto al gioco, come ha ricordato l'assessore Brunori. È una passeggiata di orientamento, proprio perché i bambini fanno una bella esperienza su strada, la fanno perché si appropriano degli spazi, la fanno perché imparano anche a conoscere loro stessi. Davvero, in ogni laboratorio noi esprimiamo praticamente un qualcosa di diverso e loro nel momento in cui, voglio dire, si mettono alla prova, mettono a prova spessissimo abilità che non sanno neanche di avere. Percorsi a gincana nei pressi dell'Arco d'Augusto grazie alla collaborazione della polizia locale, tiro con l'arco, lezioni di SUP, dimostrazioni di judo, scherma, partite di calcio e pallavolo, rugby, baseball, gare di scacchi e tanto altro. Presenti anche spazi per la cura dei più piccoli, memo bike in via dei Ciliegi ed immancabili momenti musicali. Che cosa hai suonato oggi? Oggi ho suonato dei duetti e Bach. E ti sei divertito? Tantissimo! Viva Fano, viva città dei bambini! Un divertimento per i bambini ma anche per i loro genitori che vedono i figli felici in questa giornata. Sì, esatto. Io per esempio, mio figlio l'anno scorso ha scoperto il judo, una disciplina sportiva che non aveva mai provato. L'ha trovato bella, quest'anno l'ha fatta e quest'anno adesso fa la pubblicità per gli altri. Paolo, cosa hai giocato oggi? All'arco con le frecce. Ti sei divertito? Sì. E hai fatto centro? Per caso. Allora sei stato fortunato. Vero. È molto bello stare tutti insieme. Ciao. Grande successo anche per la prima giornata sull'educazione civica che si è svolta sabato 27 maggio. Tantissime le attività, i laboratori e gli approfondimenti che si sono articolati con l'intento di valorizzare il senso di appartenenza alla comunità. Tutti i soggetti coinvolti, ha spiegato l'assessore alle nuove generazioni Barbara Brunori, hanno potuto esprimere il loro modo di interpretare il civismo. Abitare una città significa condividere i suoi valori, i suoi riferimenti, riconoscendo quello che possiamo costruire tutti insieme. È una scommessa che abbiamo vinto tutti, ha aggiunto il professor Paride Dobloni. È stato bellissimo far convergere un'unica prospettiva frutto delle tante sensibilità che provengono dal mondo solidale, culturale, sportivo ed educativo. Le ragazze e i ragazzi si sono messi in gioco, hanno ascoltato, sperimentato e vissuto le tante esperienze che sono state portate. E dopo l'esperienza a The Voice Senior 2023, il cantante fanese Claudio Morosi è stato invitato alla trasmissione di Rai 2 I Fatti Vostri. Domani, martedì 30 maggio alle ore 11, canterà dei brani diretti da Stefano Palatresi. E Morosi poi lo potremo vedere dal vivo con la sua band venerdì 2 giugno al Lido di Fano in occasione del Brodetto Fest. E poi lunedì 19 giugno alla Palla di Pomodoro a Pesaro insieme a Mario Aiudi, anche lui finalista a The Voice Senior. I due artisti saranno accompagnati
accompagnati dalla grande orchestra di 35 elementi San Marino Concert Band, diretta dal maestro Dino Gnassi. Ed ora apriamo l'album di Fano TV per fare gli auguri a Gianfranco Mazzanti e Luisa Ciccotelli del Poderino di Fano, che sabato scorso hanno festeggiato 50 anni di matrimonio. Auguri da tutto lo staff di Fano TV. Questa era l'ultima notizia del nostro telegiornale, adesso le previsioni del tempo e poi torniamo in studio per l'ultima puntata di Primo Cittadino con il sindaco di Fano Massimo Seri. Faremo il punto sui lavori in corso e quelli che partiranno nei prossimi mesi, dunque rimanete sintonizzati sul canale 19, ora ci fermiamo per qualche istante e poi ritorniamo in diretta.